sempre un po' fatica a parlare del personaggio, perché l'ho sempre vista un po' come un musicista che deve parlare della musica che suona, no? È la prima volta che, ecco, faccio il protagonista di una serie. È un altro lavoro proprio fare i protagonisti, ho scoperto un po'. Christian, leggendolo, mi ci sono subito affezionato, perché poi ha delle corde che possono essere anche un po' mie, essendo io nato in periferia a Roma. Ho visto una potenzialità nel personaggio positiva, ecco, un personaggio che potevo giocare bene, tra virgolette. Bella, bravo. Insomma, questo film d'amore. Christian è un personaggio piuttosto folcloristico. Dire uno degli ultimi non è corretto, ma è sicuramente un personaggio che sta al confine. È permesso? Lui lavora come picchiatore in questa famiglia criminale. Mi piace il ghiaccio. Non ha particolari velleità, non è una persona che ha voglia di diventare potente, di comandare, di essere famoso, di essere qualcuno. È una persona normale. È una persona normale in quel contesto, che è stata educata ed è cresciuta in un contesto criminale. Fidati che la notte a me questo è a casa. Un giorno nella vita di Christian succede che ha dei dolori alle mani, quindi lui che usa le mani per vivere. Vedi che le voglio maniare, eh? Si risolve tutto. Gli vengono queste stimmate, poi all'inizio non lo sa, gli vengono questi dolori alle mani. E quindi il fatto che questo dono, tra virgolette, capiti a uno degli ultimi, è una cosa interessante, ecco, un po' pasoliniana, non lo so, questa cosa cristica che arriva ad uno che neanche è consapevole. Christian infatti si troverà nell'arco della sua storia a iniziare a fare miracoli e giorno dopo giorno, miracolo dopo miracolo, a perdere un po' quello che era il suo essere uno qualunque e a diventare una persona molto speciale.